sembra quasi un ricatto nei confronti dei lavoratori stessi. I primi a lavorare in un ambiente sicuro e sano sono i lavoratori che lavorano in quegli impianti, quindi non c'è contraddizione in questo senso. Se c'è un problema sugli impianti, che qualcuno lo verifichi e che si faccia quello che c'è da fare. Non è possibile risolvere i problemi ambientali degli impianti chiudendo gli impianti e lasciando a casa i lavoratori. Sono gli unici a non dover pagare scelte scellerate in questo modo. Lo voglio dire prima di tutto ai giornalisti. Qua ci sono dei lavoratori che oggi sono in sciopero e ci sono dei lavoratori che un anno fa erano in sciopero perché l'azienda aveva licenziato Mario Bravo. Alzata, a dire che siamo al servizio di Riva, gli taglio la gola. Qua ci sono dei lavoratori che hanno scioperato non più di 2 o 3 mesi fa per la difesa dell'articolo 18. Le ore di sciopero si sono visti decurtare il premio di risultato e lo recupereremo, dopo che abbiamo detto queste cose le voglio dire come il mio costume in maniera brutale, chiara e franca. Dobbiamo anche sapere che però è in gioco il nostro posto di lavoro, quella che comunque sia è una fabbrica che dà da lavorare, da mangiare a noi e alle nostre famiglie. La decisione che ha preso la magistratura di Taranto ha, lo sapete, ripercussioni se va avanti enormi, non solo a Taranto ma anche a Genova, a Novi, a Racconigi. Noi sappiamo che il problema ambientale è un problema grosso, però non si può pensare di risolvere il problema ambientale con dei blitz di natura giuridica. Ci vogliono soldi e l'azienda ce li deve mettere, ci vogliono degli investimenti, ci vuole del tempo. Perché pensare di risolvere un problema sollevandone un altro, uguale e contrario, che si chiama l'occupazione, il salario, il mutuo da pagare, i figli da far studiare, è da incoscienti. Anche voi oggi qui con i lavoratori dell'Ilva di Genova, com'è la situazione a Novi Ligure? Beh, a Novi Ligure noi lavoriamo i rotoli grezzi che arrivano da Taranto e anche da Genova, quindi se la sentenza verrà confermata dal riesame anche noi avremo un impatto negativo, nel senso che dureremo il tempo di smaltimento dei rotoli che abbiamo e poi saremo tutti nelle mani del destino e quindi oggi manifestiamo la nostra preoccupazione per quello che potrebbe verificarsi insieme con i compagni di Genova, che anche loro sono nella nostra stessa identica situazione, con in più il loro problema che hanno l'aria a caldo qui già dismessa e sarebbe un impatto devastante sull'economia del Liguria e Piemonte. Voi quanti siete a Novi e siete tutti giovani, mi sembra di vedere? Sì, l'età media in questi anni si è notevolmente abbassata e a Novi siamo 800 tra operai impiegati, circa 800 fra operai impiegati e l'età media sui 35 anni, c'è stato molto ricambio generazionale anche con l'amianto, i pensionamenti, quindi per noi sarebbe veramente un problema perché sarebbe difficilmente raggiungibile la pensione per chi volesse essere accompagnato, penso che si contino su una mano quelli che riuscirebbero a uscire, quindi per noi, per la nostra economia, per la nostra zona sarebbe una cosa veramente deleteria questa chiusura, questa eventuale chiusura. Voi siete venuti qui a Genova per protestare insieme ai lavoratori appunto di Genova e di Novi. Qual è la vostra situazione? Allora, la nostra situazione attualmente siamo in contratto di solidarietà, siamo 184 dipendenti, tra cui una cinquantina di impiegati e la rimanenza di operai. La solidarietà per adesso abbiamo fatto è partita il 7 novembre, abbiamo fatto un giorno a settimana solo per le unità
produttive. Siamo venuti oggi qua a manifestare insieme al gruppo Ilva per far sì che il governo e azienda prendano un accordo per risolvere la situazione a Taranto, situazione sicuramente molto disastrosa a livello ambientale, di salute e dei morti che ci sono all'anno, e speriamo che prendano un accordo. Adesso vi prego di alzare bene convinto le orecchie, stiamo dicendo una cosa importante, a dimostrazione che la classe operaia genovese è una classe operaia che è generosa e non dimentica la resistenza e non dimentica altri fatti. Adesso lascio la parola a un compagno di lavoro, che deve fare una pubblicazione. Compagni lavoratori, 32 anni fa ci fu una strage, il 2 agosto del 1980 alla stazione di Bologna. Ricordiamo con un minuto di silenzio le 80 vittime e i 200 feriti. Grazie.